Abituati ormai a non farsi eccessive illusioni alla Maddalena sulle sorti dell'ex arsenale militare che, una volta dismesso, avrebbe dovuto ospitare il G8 del 2009, dirottato poi all'Aquila proprio da Silvio Berlusconi, viene recepita con la dovuta cautela la delibera del 1 giugno scorso della Giunta regionale che dà in gestione all'assessorato agli enti locali l'importo di 3 milioni e mezzo di euro per eseguire i lavori di bonifica. Abbiamo sentito a tal proposito questa mattina il sindaco Fabio Lai. La pratica relativa all'ex arsenale è particolarmente complessa, questo lo sappiamo. C'è da dire che sono passati troppi anni da quando sono fa stati fatti vari annunci da tutte le classi politiche. Oggi questo è un importante passo, questa delibera regionale che prevede il passaggio dei 3,5 milioni di euro messi a disposizione per la riqualificazione dei beni facenti parte dell'ex struttura G8. Non ci fa stappare le bottiglie, lo ammetto, perché la nostra città è troppi anni che aspetta un reale cambiamento e di fatto a oggi ha visto ben poco. Ci riserviamo di aspettare il proseguo e vediamo se questa delibera avrà gambe. Siamo molto fiduciosi nei confronti dell'assessorato degli enti pubblici, ma questa città ha bisogno di risultati concreti. Il rischio è che anche questa possa essere una delle tante delibere che poi a conti fatti lascia il tempo che trova. Purtroppo a oggi la nostra città, che tanto ha dato, è abituata a questo. Spero vivamente di sbagliarmi, attendiamo i risvolti e ci riserviamo di valutare i successivi contenuti, ma sempre in attesa della nomina di una cabina di regia che lavori qui in loco, negli uffici aperti qualche anno fa, all'interno dell'ex arsenale, per dare veramente gambe, rilancio a questo sito.